hanno giurato questa mattina in sala giunta i 14 nonni vigili, 11 uomini e 3 donne che da domani prenderanno servizio davanti a 9 scuole comunali. Un'iniziativa dell'assessorato della Polizia Locale guidato da Antonio Piu insieme al comandante Gianni Serra. Il vigile nonno è una figura che riveste notevole importanza sociale, soprattutto perché durante l'entrata e l'uscita dei ragazzi costituisce un sistema di controllo e monitoraggio per gli studenti delle scuole di Via Baldedda, Via Porcellana, Via Pavese, Piazza Sacro Cuore, Via Forlanini, Via Era, Via Oriani, Li Punti e San Donato. In considerazione del fatto che i nonni vigili potrebbero percorrere diversi chilometri, l'azienda Trasporti Comunali ha donato loro un abbonamento annuale sugli autobus cittadini. I nonni, oltre che nelle scuole e grazie al corso di formazione che hanno frequentato su comunicazione e codice della strada, potranno svolgere anche altri servizi, quali manifestazioni di carattere socioculturale o altri eventi patrocinati dal comune. Abbiamo incontrato le 3 rappresentanti del gentil sesso, nessuna di loro è nonna, ma hanno in comune l'amore per i bambini e soprattutto il volontariato, come Maddalena Spada, che svolge la sua opera anche con i Guardian Sagers. È la prima volta che fa questo servizio? Sì. Sì, tramite un collega mi ha detto di questa cosa qua e ho fatto la domanda, ma l'ho preso subito. Faccio servizio alla scuola di Via Pavese, lo faccio soprattutto per dare una mano ai bambini, che sono la cosa più bella di questo mondo. Come vi è venuta questa idea di partecipare a questo servizio? Ma ce l'hanno fatto sapere, abbiamo provato innanzitutto e poi insomma ci siamo buttati dentro. E sembra interessante e possiamo essere utili.